Un 8 marzo di lotta è in prima linea per tante donne che hanno partecipato al flash mob promosso dalla Casa delle Donne di Viareggio e dal gruppo Non Una di Meno, un presidio che si è svolto sulla passerella Pacini all'ingresso del Molo. Numerose le associazioni che si sono presentate per la giornata internazionale della donna. Ancora tante le battaglie da portare avanti, nonostante le conquiste fatte negli ultimi decenni, ma resta soprattutto una piaga da combattere, quella della violenza di genere e dei femminicidi. È assolutamente necessario che vengano, diciamo così, non solo puniti, ma che avvenga una rivoluzione culturale per tutte le persone e la società italiana. Un 8 marzo anche di sciopero nazionale, proclamato dalle maggiori sigle sindacali, non solo in adesione all'appello di Non Una di Meno, ma anche per reagire alle politiche sulla famiglia del governo. In questa giornata voi dite anche, tra gli altri temi, no al decreto, al DDL Pillon, perché? Perché il divorzio diventa più costoso, quindi diventa un privilegio delle donne ricche, c'è questa nuova figura del mediatore che è disgustosa, non capisco da dove sia potuta venire fuori, e oltretutto non tutela le donne vittime di violenza. Il problema è che sembra che con queste leggi stiamo tornando indietro invece di andare avanti. Abbiamo sempre il problema con, cioè, ci sono donne che non possono rientrare al lavoro dopo la maternità, che gli vengono negati i diritti. Non c'è da nessuna parte, non una parità, ma la coscienza della questione di genere è poco diffusa. Ecco. Tra le disparità più forti tra uomo e donna resta quella del trattamento salariale. In Italia oggi, nel sistema privato, una lavoratrice donna guadagna in media il 18% in meno di un collega maschio pari grado. Sulla parità uomo-donna all'interno delle aziende, sia statali che private, in qualsiasi rapporto di lavoro bisogna ancora costruire molto, bisogna ancora portare un salario che ridia piena dignità alla donna all'interno dell'ambiente di lavoro.